Ritrovi e divertimento per sole donne. Dal passato, Patti Pravo, la star del Piper Club. La musa del cinema indipendente americano. I segreti delle star davanti all'obiettivo. Anticipazioni dalla settimana del Prêt-à-porter. Cosa non può mancare nel vostro armadio? Il primo movimento d'avanguardia italiana compie 100 anni. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. Il 20 febbraio 1909, a Parigi, il poeta Filippo Tommaso Marinetti pubblica su Le Figaro un testo apocalittico e visionario, il Manifesto del Futurismo, che esalta nuovi valori, velocità, azione, modernità, il mito della macchina e del progresso. Ideali che assecondano e amplificano il rinnovamento in corso nella società italiana, coinvolta in un forte processo di industrializzazione, affermando la visione di un uomo nuovo, fortemente proiettato nel futuro. 100 anni dopo, Roma, in concomitanza con altre capitali europee, celebra il primo secolo di vita della più fertile avanguardia italiana. Le parole in libertà di Marinetti, Balla, Boccioni e di tutti gli altri riecheggiano attraverso mostre, installazioni, suggestivi spettacoli di luce e performance di artisti di teatro e danza. Ma al di là di questi eventi, l'attualità e la forza del messaggio artistico del movimento sono testimoniati dalla presenza di tanti circoli e club sparsi in tutta Italia che continuano ad organizzare eventi culturali ispirati alle famose serate futuriste, come l'Associazione Micro di Roma. Il carattere futurista è un carattere forte, molte volte si arrivava addirittura alle mani. Volevamo ricreare il caffè letterario classico, che ormai la figura del caffè letterario non esiste più. E il caffè letterario era un luogo dove gli artisti, pittori, scultori, poeti si incontravano e dove dal dialogo, dal confronto, praticamente l'arte cresceva. Infatti il futurismo ha dato all'Europa il primo manifesto della modernità, coinvolgendo subito tutte le arti, la pittura, la letteratura, l'architettura, la musica, il teatro, la fotografia e persino la moda e la cucina. Loro hanno abolito dal menù italiano la pasta, è stata una rivoluzione. I futuristi andavano verso il futuro e queste invece erano tradizioni del passato che loro rinnegavano e davano per esempio largo spazio per esempio ai risotti oppure per esempio alla polenta. Addirittura c'è una ricetta, si chiama risotto all'archichincio. E questo archichincio è una bacca sudamericana con 8 bulbi nel suo interno. E questi è stata usata questa bacca in questa pietanza perché? Per omaggiare un poema di Marinetti, Le 8 anime in una bomba. Giacomo Balla crea nel 1914 il primo manifesto sulla moda, facendola rientrare nell'utopia di trasformazione del mondo. Infatti Balla afferma che si pensa e si agisce come si veste e propone abiti gioiosi nelle stoffe, dai colori violenti e dai tagli asimmetrici. Suggerimenti che ritroviamo dopo 100 anni sulle passerelle del prossimo autunno-inverno di Laura Biagiotti, che è un'appassionata collezionista di Balla da almeno 20 anni. Bisogna anche ricordare che la vicinanza al fascismo causa, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, una condanna ideologica del futurismo. Viene però oggi riconosciuta l'importanza fondamentale di quella rivoluzione culturale e la natura anticipatrice delle moderne forme espressive.